Salve a tutti ragazzacci e benvenuti in un nuovo video. Nella scorsa puntata abbiamo fatto la nostra squadra, abbiamo creato il campo basso. Ora ci tocca intervenire sul mercato perché abbiamo visto che qualche rinforzo ci serve. Qualcuno in attacco, centrocampo, quindi adesso rimbocchiamoci le maniche e con i pochi 10 milioni che abbiamo dobbiamo creare un assetto che ci permetta di finire al meglio uscite amichevoli e soprattutto fare un campionato degno di nota, degno di una squadra di Gennaro Gattuso. Ok signori, si parte col secondo tempo, stesse squadre sul campo, non dobbiamo subire, bravo Grassi che però si suicida, no, sì, spazzalo. Sì, era fuori gioco. Ci ha provato. Ancora Gabrici. Ed è battaglia. Alza per Martinelli, però non ci riesce. È in buona posizione. Portiere che con lo sguardo. Mamma mia, abbiamo rischiato. L'ho vista un po' dentro. Non dobbiamo farci segnare. La spazza via con Grassi, mamma mia, che piede a banana. Pressione, attenzione. Era fuori gioco. Max battaglia. Ragazzi, stiamo soffrendo perché ci pressano molto alti. E c'è il classico. Subito Palmieri. Questo è in mezzo. Per Gabrić. Ancora 4-2. Ancora Slaven. Sì, al petto. Grande Gabrić. Che invece di andarci di testa ci va di gamba. Proprio per far vedere. Guarda, te la faccio anche difficile. Grande Gabrić. Signori, che squadra. Vai Gigio. Vede Garbi. Gabrić. Vai Gabrić. Per Martinelli, sì, sovrapposizione perfetta. Martinelli, di nuovo per Gabrić, incredibile, tripletta. Si candida lui per un posto d'attaccante titolare. Gabrić, signori, ma che attaccante abbiamo trovato? Formidabile. Niente per Martinelli. Oh, peccato. Ora entrerà il nostro bomber Simek, colui che tutti stavano denigrando, cioè solo io. Però bellissimo. Peccato. La magia di Gabrić che ormai prima di uscire vuole lasciare il segno ancora una volta. Ed esce la standing ovation, tutto il pubblico, tutti i tifosi applaudono. Bravo. Eccolo Simek per Azevedo che la mette in mezzo per Maurer. Ragazzi, stanno creando qualcosa di assurdo questi. Azevedo, ancora lui, aspetta sovrapposizione. C'è Matic che la mette in mezzo, prolunga. No, la recuperano. Vai Conte. Si è fatto saltare. Bravo Fiala. Sì, bravi tutti. E insomma, contro il Genk abbiamo dominato, nonostante siamo andati in svantaggio due volte, ma abbiamo letteralmente dominato la partita. Bellissimi fraseggi, squadra precisa, nonostante stavamo giocando con i terzini di riserva e abbiamo provato battaglia, che anche lui lì in mezzo il suo lo sa dire. Quindi la situazione è che non abbiamo un esterno destro, quindi un'ala destra, quindi Martinelli non potrà reggere tutte le partite perché è vecchietto, c'ha 32 anni. Quindi ci serve un esterno destro, un centrocampista e due difensori centrali e un attaccante. Stiamo messi veramente male. Però
c'è sempre il giocatore del vivaio come COC che potrebbe sopperire a questa mancanza, e al di là potremmo concentrarci su attaccante esterno destro, prendere qualcuno comunque in prestito, diciamo momentaneo. In tutto ciò mi sono reso conto, dopo aver giocato il secondo tempo della partita, di non aver registrato la prima parte, quindi tutto il primo tempo non l'avete visto. Primo epic fail del canale, primo epic fail al secondo episodio, al secondo video del canale. Partiamo con il piede giusto. Scamacca 9,5 milioni, Tony Sanabria 6,5 milioni, però 36.000 di stipendio. Allora io punterei su Scamacca, perché comunque è un giovane attaccante, 22 anni, una bella punta di sfondamento. Beh, Scamacca, vediamo per acquistarlo. Abbiamo pochissimi milioni, però ci proviamo. Scambio giocatori. Allora, noi dobbiamo toglierci comunque qualche... da Koch, offerta per il cartellino. Koch più 7,5 milioni, proviamola così. Ci sputeranno in un occhio, ragazzi, ci sputeranno in un occhio, perché non abbiamo tutti i milioni. Oddio, però hanno accettato Koch. Avremo il 17%. Allora facciamo una 1,9 milioni. Ha un 10% che ci può stare, però se prendiamo a questo prezzo Scamacca abbiamo fatto un ottimo acquisto. 9,8 milioni, hanno aumentato 8 milioni, però siamo messi veramente male, e rimuoviamo la clausola. Ci serve del tempo, vabbè, rifiuteranno sicuro, però ok, andiamo a simulare, vediamo un po'. Nel caso interveniamo. Ci mette il corpo. Vabbè, dai, dai, dai. Noi siamo i rossi, occhio, vai, cross in mezzo, Garbi, Gabric. Andiamo, difendiamo. Guadagna metri. Dobbiamo difendere. Non vi fate infinocchiare. Sì. Bene, bene, bene. Nulla rifatto, si ricomincia con una rimessa. Procediamo, ancora battaglia, vai Gabric, Gabric. Per battaglia, paratone di Alisa Sahal. Ragazzi, io direi di comunque che stiamo giocando molto bene, quindi possiamo andare già al risultato. E finisce 0-0, va benissimo, va benissimo. Un punto più che onesto. Quindi passiamo adesso ai quarti di finale, se non sbaglio. No, direttamente alle semifinali. Partita col girone, iniziamo a simulare. E se le cose dovessero andare male, interveniamo noi. Siamo sempre i rossi, si noi, parte. Benissimo. Difendete. Non vi fate segnare. Bravo Ponte, vai. 1-0. Ecco le Stuani, mentre stavo bevendo. Non ci credo. Vabbè, ok. Dai ragazzi, recuperiamola, se no vai. Vai! Sì! Palmieri! Gigione Palmieri! Ancora lui, dai, non è finita. Dai, non è finita. Gattuso ringhia, la squadra lo ascolta ed esegue. Bravi ragazzi, bravi lupi. Dai, Gabric. Conte, Gabric, vai. Silvestri, vai di nuovo. Conte, Gabric, sì. Ancora Gigione, doppietta. Dai che non c'è bisogno di scendere in campo. Dai. Su. No, 2-2, Stuani. Ragazzi, quasi scende in campo. Quasi scende in campo. Ancora per Palmieri. Per Barone. Barone. Il gol del nostro Baroncino all'89esimo, Eurogol. Dovevamo intervenire per segnare. Bello Barone. Proprio ora che doveva entrare Simek.
Vabbè, si è suicidato il 17. Bella per lui. Mi dispiace. Sì, funziona così. Funziona così. Entro in campo io. E finisce qui. Finisce qui. E anche questa è andata adesso. Si vola in. E finisce qui. Finisce qui. E anche questa è andata adesso. Si vola in finale. Il campo basso vola in finale. E quindi dobbiamo cercare di prendere questo tesoretto da 5 milioni che ci darà tantissima area per il mercato. Tantissima. Ok, la finale sembrerebbe proprio con il Genk. Crescita di Christian Franco. Sia pronto per essere provato come centrocampista. Beh, se Christian Franco è pronto, noi lo prendiamo. Assolutamente, ragazzi. Promuovi in prima squadra. Cioè, Cristian Franco, tanta roba. Tanta roba. Vai Cristian Franco, subito dentro, subito tra i titolari. Allora, ritrattiamo. Rinegozio l'offerta per il cartellino. 9 milioni netti. Controfferta, rinegozia. 9 milioni e uno. Niente ragazzi, non ci riusciamo. Proprio un ultimo tentativo, 9 milioni e 3. Niente, non ci riusciamo. Sono veramente indeciso. Sono veramente indeciso. No, terminiamo la trattativa, ragazzi. Troppi milioni, non ne abbiamo tanti. Dobbiamo fare economia. Ci serve puntare e volare un po' basso. 10 milioni e 2 è troppo. Troppo per le nostre casse. È Eccoci, tra gli osservanti siamo speciali pronti per quest'oggi. la finale. Debutta dal primo minuto con questa maglia, un'emozione speciale, sono gli ultimi istanti, quelli che E procedono facciamo all'inizio del debuttare match. Christian Franco Tutto da proprio nella vivere, con noi finale, che sulle ci frequenze porterà di un EA altro paio di Sports. milioncini in cassa. Vai Gabric. Per Conte, per Martinelli. Non ci aveva creduto. Per Silvestri. Ancora per Martinelli. Buona Per triangolazione. Longo. Allontana e fa respingere il possibile vantaggio. Bravo Gabric. qui il portiere sulla conclusione da sotto misura. Ha reagito in un'occasione Cosa di si è secondo e ha sventato il mangiato pericolo. Gabric? Non so dove l'abbia preso. Occhio al Vai. corner. Colpo di Oh, testa che non inquadra farina spesso. Determinante qui il del mio contributo del sacco. difensore. Non sto capendo più niente. Sta succedendo di tutto lì in mezzo. Bisogna Tocco di proteggere l'aria. ritorno. Bisogna proteggere l'aria. Si Beh, affida alla facciamo tiki-taka per uscire. Dorsch. Uscire. Posizione No. ideale. Questo mo La grossa. mette in area. C'è il gigante. Ecco Gol! qua. E la sbloccano. Lo E arriva sapevo, il primo lo gol del sapevo. match. Un buono Uno difeso contropiede. a 0. Il gigante ci ha Conte merita di punito. essere rivisto per apprezzare meglio Va il tiro palla soprattutto, prolungato va sul destro del soprattutto. momento giusto. Esposito Gol che facile, facile, va a ma far doveva fall. esserlo giusto al momento giusto. Vabbè. Ed ecco dunque arrivato il primo gol Attacchiamo dell'incontro, 1-0. noi e poi alla fine loro con un tiro più o meno ci beffano. Ormai lo sappiamo, andiamo sempre in svantaggio perché Bravo qui a facciamo mettersi sotto credere di vittoria del essere morti passaggio. agli avversari per poi Avanzano nella tre quarti sovvertire le avversaria. sorti. Però mo non prendiamo un altro gol. Palla che fa No, salire la bravo squadra. Conclusione Esposito. bloccata bene. Stanno facendo un po' troppo la partita, eppure li abbiamo impallinati 6 a 2 Cross respinto. all'andata. Sì, per Romeo. Sì, per Longo. Sì, ancora, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ancora, ancora, sì, Si affida alla vai, tiki-taka per cercare vai, il gol del vai, pareggio. crossa in mezzo, Ciccio Palmieri, l'avevo visto che si involava nell'attacco, Ciccio Palmieri, ancora lui, ancora lui, no, no, questo è fresco e non è Azione rete e entrato. dunque Non si ci ricomporta in credo. vantaggio. Non ci credo. Appena entrato. E c'è un altro pallone, provano a giocare. No, stiamo La soluzione sul primo palo. sbagliando. Ah, male. Cross Stiamo troppo andando proprio a cogliere le cicorie. No, no, debole. Vediamo cosa inventa no. ora. Dai. Prova la botta. Meno male Tira Esposito. attento. Prova la botta. No, E c'è il vabbè, gol. non Un ci tiro credo, pazzesco. Nulla non da ci fare. Mette credo, il 3 a 1. portiere. Ragazzi, questa non potevamo farci Un gol niente. incredibile che merita Imparabile. di essere rivisto. Imparabile. Niente, non ce l'avevo da fare. E vabbè, è andata così. C'è fischio dell'arbitro Finisce extra. qui. E Finisce sono qui. ovviamente, li vedete, Finisce qui. soddisfatti. C'è fischio dell'arbitro.
Finisce qui la nostra avventura nel torneo estivo. Però siamo arrivati in finale, qualche milioncino comunque l'abbiamo strappato, e il che non è da buttare assolutamente. Volevamo vincere la coppa, però va bene, va bene. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Non avendo cambi, la cosa si fa sentire quando le partite iniziano a pesare, quindi intervenire sul mercato è ancora più vitale che mai. Prima di tutto ho un as. Contatta per acquistare. Giocatore non in vendita, data scarsità nel suo ruolo. No. Verde. Aperta per il cartellino in scadenza. Quindi un 4 milioni puliti. Sì. E 6. Oh, è in scadenza. Ci serve del tempo per riflettere. È in scadenza. Dobbiamo provare Sanabria. 6 milioni e mezzo, ce lo possiamo portare a casa per 8 milioni. Sì, no, c'è Juric a trattare, quindi vediamo 7 milioni e mezzo. Però, scambio di giocatori, attaccanti, ti do Koch più offerta per il cartellino 7 milioni e mezzo. No, ragazzi, sono troppi però. Come dobbiamo fare? 8 milioni. Mi sembra un'offerta equa. 8 milioni. 8 milioni e ci portiamo a casa Tony Sanabria. Il dirigente, il procuratore sembra più giovane di Sanabria. Dice, oh, ma so io il procuratore o sei tu? Comunque cruciale, sì, accettiamo, sì. L'ho raggiunto, secondo me è un bel 4 anni. Così ce lo teniamo. Ma a posto, buono. Non ci interessa la clausola. Ok, lo stipendio non vuole manco tanto. Non vuole manco tanto. Solo che 5 gol, figlio mio, li fai sicuro. Quindi rimuovi. E bonus d'ingaggio. Qua stiamo a fare economia. Così va bene. Va benissimo. Signori, abbiamo preso Tony Sanabria. Un attaccante e un altro po'. Ragazzi, Tony Sanabria. Tony Sanabria. Allora, rinegozio offerta per il cartellino. 4 milioni e 2. 5 milioni e 2. Oh, finalmente. Sì. Ce l'abbiamo fatta a prendere anche Daniele Verde. Importante. Perfetto, è andato bene. 4 anni, accettiamo. Accettiamo senza paura. 18.000 presenze contro offerta. Allora rimuovi bonus di ingaggio, direi anche a te un 150. Un 18.000 mi va bene. E lo facciamo così, andiamo a 100 e ti do 20.000. preciso. Abbiamo preso anche Daniele Verde. E niente, direi che per concludere questo secondo episodio è la ciliegina sulla torta. E niente, mi ha fatto tantissimo piacere giocare con voi. Fatemi sapere nei commenti quali possano essere i giocatori che con il budget che abbiamo disponibile possiamo mirare, qualcuno in prestito, qualche nuovo baby fenomeno che possiamo portare in squadra. E niente, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao.